Meravigliosa faccia da schiaffi, un cantante confidenziale, un comico nato, una spalla perfetta e il fascino micidiale dell'Italian Boy, come lo sognava l'America. O se volete, per dirla con le classifiche di Playboy, l'uomo più cool mai visto sulla Terra. Ebbene sì, tutto questo insieme e anche di più era Dino Paul Crocetti, vale a dire Dean Martin, categoria belli e impossibili. Nasce a Steubenville, Ohio, nel 1917, padre abruzzese di Montesilvano, madre molisana che di cognome fa Martino e da lì Dean Martin prenderà il suo nome. Fa il pugile, il benzinaio, altri lavori più o meno improvvisati, ma ama cantare. È un confidenziale, tutto gorgheggi e melodie soffici, con cui calca i palcoscenici di parecchi locali a New York. L'incontro che gli cambia la vita è quello con Jerry Lewis. Debuttano ad Atlantic City nel 1946 e il sodalizio sembra essere indistruttibile. Durerà 10 anni con 16 film fatti insieme, la conduzione di uno show televisivo, The Colgate Comedy Hour, e risate a valanga. Lewis è un ciclone, Martin gli tiene testa da ragazzo bello, posato e calmo. Quando i due litigano e si lasciano, la carriera di Dean ricomincia da capo. Recita anche in ruoli drammatici, cosa che sembrava impensabile per una spalla comica. Un dollaro d'onore con John Wayne, I giovani leoni con Marlon Brando alla fine dei 50. Ma nel frattempo Martin è diventato un cantante famoso. Porta lo smoking come nessun altro, alterna battute spiritose e canzoni confidenziali. Death's Amore è del 54 e ne seguiranno altre, sempre con una strizzata d'occhio all'Italia. All'inizio dei 60 un altro sodalizio destinato a durare, quello di Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. e altri, è una specie di club esclusivo, il Rat Pack, branco di ratti, in cui Dean trova posto quasi naturalmente. Cantano, recitano, vanno in tournée, girano film come Colpo Grosso, Tre contro tutti, I quattro di Chicago. Dean è ormai un colosso dello show business americano e soprattutto per 10 anni, dal 65 al 74, ha un suo show settimanale sulla NBC. Alla fine dei 70 è il ritiro dalle scene, ma ancora se ne va in giro a cantare con Sinatra, ultimo tour nell'88. Poi il declino, la lunga malattia, enfisema polmonare e la morte nel 1995. Fine del viaggio per un ragazzo che sembrava nato con lo smoking sotto i riflettori di un locale di Las Vegas con un bicchiere di whisky in mano che in realtà era succo di mele. Questo si è saputo dopo, ma nel mito e nella figurina non si vede. Red, that's a kick in the head. 3 matrimoni, 8 figli di cui uno adottato, bello e fascinoso, ironico e sexy. Insomma, Dean Martin era perfetto per i sogni dell'America tra i 50 e i 60, ma non facile nei rapporti umani. Con Jerry Lewis, nonostante un sodalizio durato un decennio, i rapporti erano tesi. Per me sei solo il simbolo del dollaro, gli disse, cattivo. L'amicizia vera la trovò nel Rat Pack, lui, Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, erano quasi indivisibili, perfetti nelle lunghe tournée, irriducibili nelle feste. Il nome al gruppo lo diede Lauren Bacall, che li vide tornare all'alba da un party e sembravano proprio un branco di ratti. Ma anche quell'amicizia non finì benissimo. Colpito da un grave lutto, un figlio morto in un incidente aereo 1987, Dean Martin lasciò il tour a metà e Sinatra non lo perdonò mai. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Il bicchiere in mano, il filo del microfono strattonato con abilità da giocoliere, la voce calda. Nelle vesti del cantante, Dean Martin ebbe forse le sue più grandi soddisfazioni. Death's Amore, 1954, fu un successo mondiale. L'Italia, sogno esotico degli americani nel dopoguerra, una caricatura di pizze e mandolini, ma che importa?
Everybody loves somebody sometime, tutti amano qualcuno prima o poi, vendette milioni di dischi, nemmeno i Beatles, allora trionfanti, riuscirono a scalzarlo dai primi posti nelle classifiche. E quella frase, quel titolo, è ora inciso sulla sua tomba nel cimitero di Westwood, California, camposanto per figurine illustri, Dean Martin compreso.